Ho avuto modo di provare durante la scorsa settimana The Alters, un survival misto a caratteristiche gestionali nello spazio con una fortissima componente narrativa che reputo il suo cuore pulsante. Un videogioco dal profondo impatto emotivo che reputo una delle produzioni del mercato AAA più interessanti in uscita in questo 2024 e che potrebbe rappresentare veramente la sorpresa di quest'anno. The Alters infatti va ad interpretare una suggestione alla quale abbiamo senza ombra di dubbio pensato in parecchi di noi. Che cosa sarebbe successo nella mia vita se avessi intrapreso altre scelte? Guardate questo post su Instagram che pubblicai durante il periodo di pandemia. Mi ritrae in compagnia di me stesso. È esattamente quello che capita a Jan Dolsky, protagonista di The Alters, che si trova come unico superstite di una spedizione spaziale su un pianeta particolarmente pericoloso. Unico membro di un equipaggio che avrebbe dovuto prendersi cura di una base spaziale e si trova all'interno di questa gigantesca struttura appunto in compagnia di se stesso con altre versioni di Jan Dolsky che hanno intrapreso scelte differenti. Tutti insieme devono provare a sopravvivere su questo pianeta particolarmente pericoloso in un videogioco che alterna fasi narrative, momenti di esplorazione in terza persona in questo mondo alieno e management della base in una sezione gestionale. Questo cocktail esplosivo è quello di cui vi parlerò oggi, in questo video di anteprima. Ho provato The Alters per 2 ore e mezza ad un evento organizzato da 11bit Studios, gli autori del gioco, ed è con grande orgoglio che posso dirvi che ero l'unico youtuber italiano presente all'evento. Oltre a me c'era la stampa specializzata, in particolar modo multiplayer.it. È per questa motivazione che con questa anteprima, dato che sarà uno dei pochi contenuti che sarà disponibile su questo videogioco, prima del lancio, che cercherò di spiegarvelo al meglio delle mie possibilità. Mettetevi comodi perché oggi vi racconto della mia esperienza con uno dei videogiochi che sembra essere più promettenti tra quelli in uscita in quest'anno. Iniziamo dalla componente che reputo più originale, e cioè il confronto con i nostri alter ego. Ma permettetemi di spiegarvi bene le premesse narrative del gioco. Come detto nell'introduzione, Jan Dolsky si trova a essere unico superstite in questo mondo pericoloso, e durante le sue scorribande viene ben presto a conoscenza dell'esistenza di un materiale particolare, estremamente raro, non disponibile sulla Terra, che è il rapidium. Questo rapidium, combinato al computer quantistico, permette di fare qualcosa di miracoloso, e cioè non una semplice clonazione del personaggio di Jan Dolsky, il protagonista, ma un vero e proprio branching della sua vita, cioè partire dai suoi ricordi per andare a cambiare una diramazione con una scelta diversa all'interno del suo ciclo vitale, per andare ad intraprendere un'altra strada con un altro carattere, con altre scelte prese e dunque un'altra specializzazione. Mediante questo meccanismo di branching, Jan Dolsky andrà effettivamente a creare degli alter ego di se stesso. Lui sarà il capitano e gli altri Jan Dolsky saranno ora il tecnico, ora il medico, ora qualunque altra professione sarà richiesta all'interno della base operativa. La cosa più interessante di questa sezione è che tale sezione non è solamente ridotta ai minimi termini per una questione di gameplay e basta, ma effettivamente i vari ricordi nella vita di Jan Dolsky andranno a definire il carattere di questi alter ego, e i dialoghi che faremo con questi personaggi saranno il cuore dell'esperienza narrativa. Questo perché i vari dialoghi con gli alter ego di Jan Dolsky andranno a far scoprire ulteriormente delle sfaccettature della storia del nostro personaggio. Dunque è una narrativa davvero originale, perché scopriremo la storia del protagonista mediante il dialogo con degli alter ego che hanno scelto strade differenti. Dunque ci saranno effettivamente dei punti di contatto, dei ricordi in comune con i due alter ego, e si scambieranno pareri e sensazioni su tali punti di contatto, mentre nelle scelte, che saranno diverse, andremo a vedere come effettivamente il personaggio ha intrapreso quelle scelte e le effettive conseguenze che hanno avuto.
La seconda macro sezione del videogioco è senza ombra di dubbio la fase esplorativa, cioè noi nei panni di Yandolsky, il capitano, quello originale, ci metteremo ad esplorare questo pianeta particolarmente ostile. Esattamente come ogni survival che si rispetti, avremo bisogno di cibo, ma anche e soprattutto di materiali per costruire gli ulteriori equipaggiamenti che ci serviranno sia per esplorare, per continuare ad esplorare, e sia poi nella base. Ma ovviamente della base ne parliamo dopo, nella prossima sezione. Una delle cose che ho reputato più interessanti delle fasi di esplorazione è che il pianeta di The Alters è particolarmente alieno, è particolarmente ostile, e l'esplorazione, pur nella desolazione di ciò che abbiamo intorno, riesce ad essere, secondo me, particolarmente interessante. Il rischio, infatti, quando si fanno giochi di questa tipologia è che i pianeti siano abbastanza spogli. Lo sappiamo benissimo per giochi come Starfield, cioè quando vuoi fare un pianeta abbastanza realistico, composto per lo più da rocce, il rischio è che poi i panorami si assomiglino un po' tutti quanti e che siano poi poco interessanti da esplorare. Nelle prime battute di The Alters, la mia primissima impressione sulle fasi esplorative è super super positiva. Questo perché il videogioco è ovviamente realizzato a mano, le map sono realizzate a mano, c'è attenzione e cura nei dettagli, nel level design delle aree, con le risorse piazzate in un preciso punto dallo sviluppatore con dei precisi percorsi. La cosa bella è che questi percorsi non sono raggiungibili tutti fin da subito, ma servono determinati utensili, come possono essere delle piccozze, delle corde, delle caratteristiche che mi hanno ricordato sotto alcuni aspetti Death Stranding, se vogliamo, però alt. Mentre Death Stranding è un videogioco che si basa solo sulla camminata, la cosa che ho apprezzato tanto di The Alters è che ha, punto numero uno, delle dimensioni molto più ristrette. Punto numero due, tali sezioni sono solamente una parte di tutta l'esperienza di gioco. Come spiegare a farvi capire la mia sensazione? Cioè, come se loro avessero preso la suggestione, non il gameplay di Death Stranding, che è tutto un altro gioco, ma la suggestione di un Death Stranding nel quale lo spostamento è parte integrante del gameplay, e lo abbiano inserito in un videogioco con molte più fasi di videogioco. Cioè, mentre in Death Stranding tu cammini e basta, The Alters presenta queste sezioni di esplorazione in cui tu sostanzialmente per lo più cammini, ma cammini e cerchi di capire come arrivare in determinati punti in ambienti ristretti, con sessioni di gioco quindi più piccole, più abbordabili e, in via definitiva, secondo me anche più adatte a tutti. Nonostante ci tengo a precisare che adoro a livello personale Death Stranding, credo che sia un capolavoro e ovviamente ha una profondità nelle fasi di esplorazione che chiaramente The Alters non ha. Ma, se capite dove voglio arrivare, mi piace particolarmente che The Alters abbia rubato sotto alcuni aspetti la suggestione, appunto, di questa esplorazione alla Death Stranding, l'abbia presa, l'abbia metabolizzata, ne abbia fatto una variante molto più semplice, molto più pop, e abbia restituito una sensazione di questo pianeta alieno nel quale tu devi capire con le piccozze, con le corde, come arrivare in determinati punti in una maniera che a livello personale reputo interessante, o perlomeno le prime impressioni sono positive. Il terzo grande meccanismo che si incastra con gli altri due per proporre questo mix esplosivo è la fase gestionale. Questo pianeta sul quale è atterrato Yandolsky è un pianeta omicida, nel vero senso della parola, non solo perché ha decimato l'equipaggio della spedizione di Yandolsky, ma anche perché l'alba di questo pianeta è altamente radioattiva e dunque il protagonista dovrà restare costantemente nelle zone d'ombra del pianeta. Questo lo può fare tramite questa base movente. È una grande ruota nella quale è costruita la stazione spaziale che si sposta sul pianeta, ma per spostarsi ha ovviamente bisogno di materiali e carburante. Ed è qui che si va ad incastrare appunto la fase di esplorazione. La cosa bella, la cosa davvero interessante dunque, è che la fase esplorativa, come potete immaginare, cambierà sempre, perché lo scenario intorno alla nostra base cambierà ogni volta che ci spostiamo.
mentre l'interno della base ce la porteremo appresso, nonostante potremo riorganizzarla a nostro piacimento. La sezione in cui vivremo la base è fortemente mutuata da un altro capolavoro di 11-bit Studios, che è This War of Mine, videogioco sicuramente più di nicchia, con un budget minore, ma che a livello personale reputo una perla di inestimabile valore. Pensate un po' che assegnai a This War of Mine il Game of the Year 2014. This War of Mine presenta la guerra dal punto di vista dei civili e ha questo survival misto a caratteristiche gestionali inserito in questo contesto fortemente emotivo. The Alters, in un certo qual senso, ne è un successore spirituale. E apprezzo tantissimo che loro siano partiti dalla struttura di This War of Mine e nella fase della base è proprio palese l'ispirazione, ma ci abbiano costruito un gioco di più ampio respiro intorno e soprattutto con l'idea degli alter ego che reputo davvero interessante. Questo perché infatti all'interno di questa base piazzeremo effettivamente i nostri alter ego a lavorare lì dove serve. Il tecnico si occuperà di qualcosa, il medico si occuperà di altro e ogni giorno avremo delle ore limitate, il che significa che il tempo passa all'interno del gioco e ogni giorno che passa avvicina l'alba, quindi avvicina questa soglia mortale dalla quale dobbiamo scappare. In via definitiva, credo che The Alters vada a raccontare una suggestione davvero peculiare e particolare, alla quale io mi sono trovato a pensare tante volte, cioè cosa sarebbe successo se avessi operato altre scelte, ma la va ad inserire in un contesto davvero originale, in un videogioco che presenta tante meccaniche di gameplay che, ci tengo a precisarlo, almeno come primo impatto, nel momento in cui noi andassimo a prendere solo la componente esplorativa e solo la componente gestionale, non andrebbero a presentare delle meccaniche di gioco sufficienti ad avere un bel gioco, ma se inserite tutte insieme e interpretata mediante la suggestione degli Alters e soprattutto con il comparto narrativo che ha il videogioco, capiamo bene che tutto insieme sembra essere qualcosa di davvero entusiasmante. I miei dubbi riguardano più che altro come il videogioco proseguirà nell'endgame, cioè mi aspetto ovviamente che narrativamente parlando si arrivi a qualcosa, cioè mi dispiacerebbe poi chiaramente se il videogioco è un giocare, ma poi non arrivi a niente narrativamente parlando, così come sotto il profilo esplorativo mi interessa sapere se poi andando avanti nel gioco le fasi di esplorazione hanno un'evoluzione. Questo ovviamente per ora non ve lo so dire, ne rappresenta un dubbio chiaramente che sarà levato via definitivamente poi quando il videogioco uscirà. Questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito vivamente a farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate del videogioco di cui vi ho parlato. Grazie a tutti e alla prossima ragazzi, ciao!